Bentornati su Officina del Pilota. Oggi trattamento ceramico su questa meravigliosa Megane RS Trophy. Guardate che macchina, guardate che colore, mi tremano le mani sapendo che oggi potrò toccarla. Ultra Wax Speed, uno dei prodotti di cui ti parlo davvero maniaco, maniaco come me, come te e come Maniac Line di Mafra. Dal lavaggio alla cera. Non perdere nessuno step del video perché qua ragazzi si snocciolano delle cose che sono davvero utili. Mettiti le cuffie, mettiti sul divano, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e buona visione. Cominciamo con Wheel and Tire, che scioglie senza fatica sporco stradale e polvere dei freni. Ho diluito 5:1 perché qui sì, è sporco, ma neanche troppo. Ricapitolando, il prodotto è diluibile da 1 a 3 fino a 1 a 10 in base allo sporco. Questo, ragazzi, può essere applicato sia sui cerchi che sugli pneumatici. È una cosa che mi piace proprio fare, spennellare. Che poi, ragazzi, questo è il trattamento che precede l'iron remover, il decontaminante di particelle ferrose. Quindi oggi stiamo facendo un doppio trattamento a questi cerchi perché lei se lo merita. Questo qui, signori, è un cerchio diamantato, va trattato con i guanti. Io non me li metto, però vabbè, è un modo di dire. Possiamo andare anche a spennellare sulla gomma. È il momento dell'iron remover, molto pornografico direi. Rimuove tutte le contaminazioni ferrose da cerchi, carrozzeria e vetri. Questa macchina è stata trattata da poco, quindi andremo solamente sui cerchi. Ora noterete che cambia colore, tipico colore violaceo, ormai lo sappiamo, dai, chi non lo sa. Chi fosse nuovo invece non vi preoccupate perché è tutto normale. Lo potete dare anche sulle pinze freno a patto che siano verniciate. Quante volte ve l'ho detto nei video che gli erogatori della Maniac Line sono atomici. Vedi che bella schiumetta, questa la metterei nel cappuccino. Da notare la finezza, ragazzi, logo RS e tappino RS sui cerchi, bellissimo. Ennesimo risciacquo. Quanto sono belli. Il problema qual è? Che dopo che l'hai lavata non ci vuoi andare per strada perché uno si fa una gran fatica, eh. Quindi c'hai quel dubbio se esco o non esco. Con lei esco. Ragazzi, vi ricordate la Nebula Foam che abbiamo utilizzato varie volte per il prelavaggio? Bene, può essere caricata in due modi, o manualmente, oppure con l'ausilio dell'aria compressa. Attraverso questa valvolina smonto quella preesistente, monto questa e vi faccio vedere come funziona. Il pre-wash fondamentale per iniziare tutti i nostri lavaggi. Ho già messo un litro d'acqua qua dentro e adesso andremo a dosare questo bel prodotto con due misurini. Un litro d'acqua, due misurini, due tappi, chiamali come vuoi. Richiudo. Stringo bene perché ovviamente è tutto a pressione. E invece di pompare manualmente utilizzo l'aria compressa. Ragazzi, ricordiamoci di caricare la Nebula Foam con una pressione di massimo 3 bar. Deve avere una sua valvola di sicurezza interna perché arrivati a 3 ho sentito uno scoppio e poi ho sentito una espulsione di aria.
sempre dal basso verso l'alto, ragazzi. Alcuni di voi hanno già visto i video, altri no. Comunque ti lascio una scheda qui in alto a destra, perché ti volevo ricordare che questo prodotto, ovvero il pre-wash, va applicato dal basso verso l'alto. Ho già spiegato il perché, ma nel risciacquo attenzione, sarà dall'alto verso il basso. Punto interrogativo, scheda in alto a destra, c'è la risposta. Guardate che bella schiuma che ha fatto, adesso scivolerà via. Quindi abbiamo applicato dal basso verso l'alto proprio per stendere bene il prodotto, per permettergli di scendere omogeneamente senza lasciare quelle antiestetiche striature e opacità. E perché facciamo il pre-wash? Perché stacca lo sporco grossolano e non c'è un'azione meccanica in questo procedimento, per cui eviteremo di fare graffi. Una volta che è colato giù il prodotto, risciacquiamo abbondantemente con la lancia dall'alto verso il basso. Siamo arrivati al momento del lavaggio ceramico, premesso che dovremo sempre utilizzare due secchi, uno per il lavaggio e uno per il risciacquo che ho già riempito, con l'utilizzo del nostro guanto da un lato blu per le parti basse della macchina, dal lato giallo per cofano, vetri e tetto. Ora vi indico gli step da seguire. Step 1. Diluire 4 tappi di ceramic shampoo all'interno di un secchio d'acqua. Step 2. Stendere il prodotto con guanto o pad in microfibra, partendo dal basso e sempre a veicolo bagnato, e lasciare agire. Imbeviamo bene il guanto del nostro shampoo ceramico, cari signori e signore, anche se sono solo il 3% le donne su questo canale, ma lo so che ci siete. E laverete la vostra macchinina anche voi come noi maschietti, pronti via? È importante che lo shampoo ceramico non si asciughi sulla carrozzeria, quindi facciamo prima un lato, risciacquiamo e poi facciamo l'altro. Risciacquiamo il guanto il più spesso possibile, portandolo sul fondo del secchio e grattandolo dove c'è la griglia, così si stacca quel poco sporco rimasto, lo lasciamo sul fondo e torniamo sulla nostra carrozzeria con il nostro bel guanto pulito, perfetto, così non la graffiamo. Ho appena finito solo questo lato e lo risciacquo dall'alto verso il basso prima di andare di là. E la cosa bellissima che noto immediatamente è l'azione idrofobica. L'acqua scivola giù come un torrente, come una cascata, la cascata del Niagara, anzi no, delle Marmore, perché siamo in Italia. Madonna mia, ragazzi, venite, venite a vedere, guardate che meraviglia come scende l'acqua. Shampoo fatto, la risciacquo completamente. Step 3. Ecco il panno, una parte a pelo corto che è meno assorbente con la quale faremo i vetri e una parte col pelo più lungo, più assorbente, con la quale faremo la carrozzeria. Siamo al momento clou del video, ragazzi, non vedevo l'ora. Vi presento questo prodotto magnifico, Ceramic Ultra Speed Wax, che merita di essere applicato su una vettura così bella. Ti spiego come funziona. Ceramic Ultra Speed Wax della Maniac Line di Mafra è una cera spray sigillante che contiene polimeri ceramici super idrofobici che si legano alla superficie creando uno scudo protettivo autopulente. Il prodotto è facile e veloce da applicare, capace di garantire un gloss elevato e un colore più profondo.
pieno con un effetto bagnato. È possibile applicarlo su qualsiasi superficie creando una barriera protettiva che permette un'eccellente resistenza al lavaggio. Le performance di Ceramic Ultra Speed Wax possono durare fino a 4 mesi se l'auto è stata precedentemente decontaminata e in base alle condizioni atmosferiche ed ai detergenti usati nei lavaggi. Questo prodotto unisce le migliori caratteristiche delle cere con l'avanzamento tecnologico portato dai protettivi nanoceramici. Attenzione alla stesura, va steso sia in orizzontale che in verticale. E già al tatto, signori miei, è una goduria, una goduria. Possiamo anche applicarlo direttamente sul panno. Distribuiamo bene il prodotto da un lato e dall'altro del panno. Quando lo girate sentite immediatamente l'effetto seta. Cerchiamo di coprire ogni singolo punto della superficie di questa bellissima RS. Qui sotto in descrizione ti lascio una bella sorpresa, approfittane, perché risparmiare qualcosina è sempre un bene. C'è un codice sconto Officina del Pilota 15, risparmiate il 15%. I panni prendetene più di uno, così quando andate a fare l'ultimo step, quello della rifinitura, se il panno è asciutto e pulito è ancora meglio. Guardate questi fari, ragazzi, che belli. Ecco, vedi, qua c'è qualche macchietta, no macchietta, aloni, perché non l'ho asciugato bene. E chi la tira fuori adesso da qua? No, no. Mi sa che vi faccio aspettare per il test drive, ragazzi, almeno una mesata. Finita, bella. Te la faccio vedere dentro, ma soprattutto fai attenzione a come è venuta qui fuori con delle immagini, la musica, ti snocciolo la carrozzeria e poi te la porto sul canale. Ti sei iscritto? Bravo. Ascolta, vai in descrizione perché ti lascio questo super link col codice sconto, approfittane. Saluto tutti, è stato un piacere avervi fino a qui alla fine del video e come al solito noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!